Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video andiamo ad aprire i pericolosissimi blister da tre pacchetti di origine perduta. Ma perché dico pericolosi? Beh, è molto semplice, infatti è credenza abbastanza diffusa che dentro a questi prodotti non si trovi mai nulla. Ed effettivamente l'ultima volta che li ho aperti con lucentezza siderale è andata proprio così, ovvero malissimo. Quindi oggi ci riproviamo per capire se con il nuovo set di carte Pokémon origine perduta la situazione è cambiata oppure no. Ovviamente questi blisterini sono disponibilissimi su Fantasia Store, li potete andare ad acquistare andando a cliccare direttamente sul link che vi lascio qui sotto in descrizione. E mi raccomando, al checkout utilizzate anche il codice WISH5 per ottenere subito il 5% di sconto. Perfetto, allora eccoci qua con i nostri due blisterini da tre pacchetti di origine perduta, uno con la promozionale di Regigigas, l'altro invece con una promozionale di Weavile che non è affatto male, ma che poi appunto vedremo entrambe più nel dettaglio, e direi che non c'è nient'altro da fare se non appunto andare ad aprirli. E visto che aveva catturato la mia attenzione, io partirei proprio dal blister con la promozionale di Weavile, così ce l'andiamo subito a vedere più da vicino. Ovviamente tanta carta, sempre abbastanza complesso riuscire ad aprire questi blister, ma ce la dovremmo avere fatta, giusto. Ovviamente oltre alla carta promozionale c'è anche un codice che vi faccio vedere subito. Eccolo qui, fatemi sapere cosa sblocca perché io assolutamente non ne ho idea. Ci soffermiamo un secondo su questa promozionale con un'olografia pazzesca, super dinamica, mi piace molto devo dire. E poi ovviamente sì, abbiamo già due pacchettini con lo Zoroark di Isui, vediamo il terzo che non avevo visto l'artwork. Eh sì, l'artwork invece è quella di Enamorus. E ora basta, dai, vediamo se questi nuovi blisterini portano fortuna oppure no. Pacchetto numero 1 con l'artwork di Zoroark di Isui. Ok, allora ovviamente cosa cerchiamo noi in questa espansione? Sempre le solite carte. Sto ancora cercando quel Giratina V Alternate Art, il Giratina V Astro Gold che non è affatto male, e poi sì, c'è anche quell'Aerodactyl V Alternate Art che sarebbe incredibile trovarlo. Quindi dai, speriamo. Energia, abbiamo Maru, Relicant, Aspiratore Perduto, Wurmple, Clefairy. In realtà sono quattro Clefairy, molto bella questa illustrazione. Lickitung, non l'avevo ancora mai visto. Orsi, Chappet, vediamo qui. Ragazzi, attenzione con lo Snizzler lucente, subito al primo pacchetto, ok. E poi dietro abbiamo un Rhyperior raro non olografico. Comunque direi che si parte un attimino bene con questo Snizzler lucente. Questo spacchettamento secondo me porta davvero, davvero bene, non lo so, dai, me lo sento, vediamo se ho ragione o meno. E il secondo pacchetto ha un codice con il bordo nero. Questo cosa significa? Significa che potrebbe esserci qualcosa sia nel... questa cartina è un po' messa male, ma fortunatamente dovrebbe essere l'energia. Comunque, appunto, in questo pacchetto potrebbe esserci qualcosa sia nello slot della reverse, quindi appunto un'altra lucente o una trainer gallery, e però è anche piena anche lo slot, è anche pieno lo slot della rara, il che potrebbe voler dire semplicemente una rara olografica oppure qualcosina di più. Intanto andiamo avanti con Cascun, Phalanx, Poliwag, Gligar, Gumi, Mawile, pazzesca, colori bellissimi. Dietro abbiamo... oh, non ci posso credere. L'ultima lucente che mi mancava, Steelix, lucente, assurdo, e dietro? E dietro c'è anche una V, mi sa, ragazzi. Vediamo dietro cosa abbiamo. Un Pidgeot V, attenzione al doppio pull nel secondo pacchetto. E a questo punto vediamo se riusciamo a fare 3 su 3, giuro, in questi blister non mi era mai capitato una cosa del genere. E, cavolo, anche questo qua è un codice dal bordo nero. Attenzione, sono davvero agitato in questo momento, ve lo giuro. 4 in avanti e vediamo se magari troviamo anche il Gardevoir lucente e li facciamo tutti e tre in un unico blister da tre pacchetti. Sarebbe davvero assurdo. Aipom, bellissimo. Spinarak,
Litwick, Roselia, Rockruff, Clefairy Reverse, ok, non c'è una lucente e... Ok, mi sa che questa qua è semplicemente un'olografica ed è... Ed è uno Spectrier raro olografico. Stop, stop, fermo lì. Prima di andare oltre, lasciami ricordarti che se vuoi supportare il mio lavoro qui su YouTube, la cosa migliore che puoi fare proprio in questo momento è quella di lasciarmi un like su questo video e soprattutto iscriverti al canale se non l'hai ancora già fatto. Queste piccole azioni a te non costano nulla, ma a me davvero aiutano tantissimo perché mandano dei segnali molto importanti a YouTube e che quindi potrebbe aiutare in generale la crescita del mio canale. Ora però non voglio rubarti altro tempo e proseguiamo con il video. Ok, allora dopo il primo blister giuro che non so più cosa aspettarmi, quindi andiamo nell'apertura di questo secondo blister non aspettandoci davvero nulla perché, cavolo, potrebbe succedere davvero di tutto. Vediamo un attimino le artwork dei nostri pacchetti, abbiamo un Giratina che magari sarebbe bellissimo se potesse richiamare il Giratina V Alternate Art, un'altra di Enamorous... Poi abbiamo anche il Gardevoir e tra l'altro, mi stavo dimenticando, non avevo assolutamente fatto vedere prima anche la monetina, che tra l'altro questa è un pochettino scheggiata, questo dovrebbe essere Sirfetch'd, e peccato, peccato che sia un pochettino scheggiata, ma nulla, nulla di male. Il codice ovviamente anche qui non può assolutamente mancare e ve lo faccio subito, subito vedere, eccolo qui. E vediamo un attimino più da vicino questo Regigigas. Anche lui davvero, immagino stia facendo un attacco terremoto o qualcosa del genere. Molto molto bello anche questo qui, colori super super vivaci, eh? E si riparte subito con il pacchetto con l'artwork che preferisco più di tutti. Davvero, questo Gardevoir Shiny è bellissimo. Comunque, dai, vediamo un attimino cosa succede con questo... Con questo nuovo pacchetto e appunto anche nuovo blister. E partiamo alla grande con un altro codice dal bordo nero. E sì, dai, quindi anche in questo caso potremmo addirittura sperare nel doppio pull. È ovviamente molto difficile che accada, ma noi ci speriamo, noi ci speriamo. Abbiamo un Energia, Maschera di Panico, Abomasnow, Rhydon, Gligar, Phantump... Sudo Voodoo, vediamo, ci stiamo avvicinando allo slot della reverse, dovrebbe essere dopo questa. No, assolutamente no, perché è dopo questa, eccola qua, abbiamo un Machoke reverse e ok, abbiamo un Machamp, ovviamente giusto per finire l'evoluzione, abbiamo un Machamp raro olografico. Secondo pacchetto del secondo blisterino, questa è artwork di Giratina, un'altra artwork niente male. Codice di nuovo molto molto promettente, eccolo qui per voi, fatemi ovviamente sempre sapere se li riscattate e cosa trovate, ci tengo davvero tanto a sapere che quantomeno vengono utilizzati. E adesso dai, vediamo. Energia, Machoke di nuovo, Sinen, Carbink... Ducklet, questa probabilmente esattamente l'ha disegnata la Yuka Mori, quella sempre con lo stile di Pongo sostanzialmente, che non cambia da anni e anni, Rockruff, Seal, Zorua di Isui e forse ci siamo, non è vero, non ci siamo ancora perché in realtà ci siamo qui ed è uno Stonejourner Reverse, ma ok, 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 qui sotto abbiamo un'altra V ed è Magneson V che mi mancava, va bene assolutamente così. E siamo già all'ultimo pacchetto, io obiettivamente da 6 pacchetti non mi sarei aspettato tutto questo pool, ma origine perduta dai dai non va assolutamente male, quindi dai, se troviamo qualcos'altro ci va bene, ma se non dovessimo trovare qualcos'altro... Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Questo è un altro pacchetto con il codice dal bordo bianco, quindi possiamo solo sperare in un'altra lucente oppure qualcosa di molto molto importante nello slot della reverse. Vi ricordo appunto che ci sono tantissimi, tantissimi Pikachu estremamente belli nello slot della Trainer Gallery. Fanny, Gastly, Ducklet, Zorua di Isui, Binacle... Gumi e forse ci siamo, forse ci siamo, questo è un bordo giallo ed è un'energia regalo reverse e dietro quindi abbiamo un Rhyperior raro non olografico. Quindi
la notizia ufficiale di questo video è che da questi blisterini da 3 pacchetti possono uscire dei pull. Ovviamente anche nelle altre espansioni potevano uscire dei pull, ma sembrava che fosse molto molto difficile. In generale è tutto fortuna, però con i pull rate molto molto generosi di questa origine perduta, anche aprirci queste altre tipologie di prodotti oltre al booster box da 36 bustine possono, beh, può dare qualche soddisfazione. E siccome stiamo parlando di origine perduta, beh, se sei ancora interessato a vedere qualche altro spacchettamento di questo set, che a me piace davvero tantissimo, allora non attendere oltre, perché ti lascio proprio qui accanto a me un altro video dedicato.